Buongiorno, sono Magda Chiesa, responsabile del DAS in salute mentale e psichiatria della SUPSI. La salute mentale è al centro dell'interesse di tutte le politiche di sviluppo nazionali e internazionali, poiché non possono esserci salute e benessere senza salute mentale. Occuparsi di salute mentale e psichiatria oggi comporta la necessità di sviluppare competenze di gestione della complessità relazionale, dei processi e delle collaborazioni. Il DAS in salute mentale e psichiatria, ad orientamento spiccatamente psicodinamico, permette di sviluppare quella capacità di analisi indispensabile per leggere la sofferenza e il contesto in cui si sviluppa. Gli studenti acquisiranno conoscenze, attitudini e strumenti che permetteranno loro di diventare promotori di percorsi di cura integrati e attivatori di processi virtuosi. Essere specializzati in salute mentale e psichiatria comporta non solo possedere un solido bagaglio di conoscenze, ma anche sapere stare nel conflitto e nella gestione della crisi. Significa ricercare l'alleanza di lavoro con persone che spesso non riconoscono il bisogno di cura, così come accompagnare e sostenere i familiari nello sviluppare delle strategie relazionali che aiutino il paziente a ritrovare la sua autonomia e il suo posto nel mondo. Tutte queste capacità e molte altre ancora si sviluppano attraverso l'esercizio costante della relazione e la disponibilità di mettersi in discussione. Questo costituirà un filo conduttore che attraverserà i diversi moduli formativi del DAS e sarà stimolato attraverso diverse attività di simulazione, aspetto questo che caratterizza la nostra proposta formativa. Gli specialisti clinici in salute mentale e psichiatria, alla fine del loro percorso di studi, avranno la possibilità di operare in contesti molto disparati, sia in istituzione, sia sul territorio, così come in comunità, in foyer, a domicilio e in qualsiasi contesto in cui ci si occupi di salute mentale.